Da Concerviano a Abbazia di San Salvatore Maggiore, un giorno di cui essere fiero. Parliamo con il sindaco di Concerviano, Pierluigi Buzzi. Sì, sicuramente sono fiero di tutte le persone che hanno partecipato e che hanno raccolto l'invito a venire e quindi si sono fidati della nostra proposta, che ovviamente è una proposta fondata sulla professionalità della Rita Scoprire, quindi di Rita Giovannelli e delle sue collaboratrici, che sono diciamo, coloro che si occupano di descrivere, di raccontare all'interno cosa è l'abbazia con le visite guidate. Fieri di essere ovviamente, fieri anche della grande capacità di coloro che fanno parte del teatro Rigodon, che hanno scritto per l'abbazia di San Salvatore Maggiore questa opera teatrale. Che è solamente da venire a vedere, perché è unica, perché si può vedere qui all'Abbazia, si può vedere in una forma anche particolare, con la partecipazione silente ma comunque anche attiva del pubblico che segue questo attore straordinario, che interpreta in maniera straordinaria questa parte, quindi. Le tentazioni di un monaco, una confessione forte, e nel contesto giusto, un'abbazia con i suoi ambienti più svariati in cui, riassumere e nello stesso tempo far implodere ed esplodere momenti di una spiritualità confusa, offesa dalle tentazioni del demonio. Ma alla fine questo monaco riesce ad andare oltre, riesce a mandare un messaggio agli altri monaci che troveranno le sue stesse tentazioni. Sì, non solo agli altri monaci, ma ovviamente alla comunità intera. Io ho ancora nella mente le belle espressioni che ha usato Monsignor Chiarinelli, che ha prima di questa rappresentazione in maniera proprio speciale, proprio un privilegio per noi ascoltarlo, ha presentato questa opera, questo spettacolo anche dal punto di vista non solo storico ma anche spirituale, quindi e ha parlato non delle tentazioni, quelle materiali, ma della tentazione che evidentemente è il tema principale, è quella del dubbio fondamentale che possono avere tutti, ed è un invito a partecipare che ci fa proprio lui, insomma, che era qui presente, e io lo ringrazio perché per noi Monsignor Chiarinelli veramente è un faro. È un'icona e questa rappresentazione sicuramente rappresenta una metafora estremamente efficace dei tempi moderni, della confusione in cui versa l'uomo del terzo millennio, l'uomo cosiddetto ipertecnologico, ma che poi ha perduto il respiro dell'anima. Sì, sono temi che ovviamente io non ho la capacità di affrontare, ecco, io comunque da persona, che evidentemente è persona del tempo, registro tutte queste esperienze e queste espressioni, ed ascolto soprattutto Monsignor Chiarinelli, che è stato veramente da apprezzare, e anzi noi pensiamo proprio le sue parole, grazie anche alla ripresa televisiva che tu hai fatto, possano arrivare a molti, insomma, ecco, quindi vorremmo anche trascriverle per fare in modo che restino, perché è una bellissima presentazione. Direi che tra le due sono un po' in difficoltà a stabilire quale sia la migliore. Se la presentazione di Monsignor Chiarinelli, che è premessa di questa opera teatrale, o la stessa interpretazione che ne ha fatto l'attore Ugo Carlini con la formidabile regia di Alessandro Cavoli. Presenza prestigiosa quella oggi di Don Lorenzo Chiarinelli, come mi piace chiamarlo, è stato peraltro mio docente al liceo, oltre che poi mio collega in una lunga storia di avventure educative, ma mi piace concludere con una dedica speciale dall'abbazia di San Salvatore Maggiore di Concerviano. La dedica è a un sindaco importante di Concerviano che era fra l'altro anche tuo padre.
Beh, diciamo, tu mi porti un po' su un argomento che mi imbarazza un po', però non posso esimermi di dire, insomma, che per me è stato un punto di riferimento, un grande maestro, e se io sono qui adesso, in questo momento, è per diciamo, continuare quello che lui ha fatto in maniera, come dice qualcuno, visionaria, ma sicuramente molto concreta e molto efficace. E quindi grazie per l'apprezzamento. E a due passi da Rieti, centro d'Italia, c'è un paese che si chiama Concerviano e nei pressi di questo splendido paese c'è un'abbazia meravigliosa che non potete non visitare. Aggiungo insomma che Concerviano, che è il capoluogo, è un castello, è un antico castello dell'abbazia, e più prossimi all'abbazia ci sono altri castelli antichi dell'abbazia, che sono Pratoianni, Vaccareccia, poi Longone, che è un altro comune, e poi Cenciara, Rocca Ranieri, San Silvestro, Fassinoro, all'epoca Purcigliano, e poi Magnalardo, e poi Poggiovittiano, Rocca Vittiana, San Martino, Feio, Capradosso. Ecco, sono località che appartenevano all'abbazia di San Salvatore Maggiore, e noi speriamo che ci sia un recupero di identità storica su questo profilo, perché questa può essere il nostro futuro. Ed allora, che dire, vi aspettiamo in questo territorio magico, davvero non mancate. Concerviano, Abbazia di San Salvatore Maggiore. Grazie di cuore, Pierluigi Buzzi, sindaco di Concerviano. Grazie Fulvio.